da quando avevo 3 anni fino agli 11 anni, viaggiavo in macchina dalla Ok. Sicilia a Firenze con mia mamma, sono 13 ore di macchina, quindi un sacco di tempo, e secondo me è nato un po' lì, diciamo, l'attaccamento Ok. anche quasi alla musica, perché comunque il modo per passare il tempo era Certo. ascoltare i CD e quindi ci sono entrata molto dentro Ok, che genere di ascoltandoli. CD Aveva mia sentivi? mamma. Mia mamma aveva, vabbè, tanta black music, Ok. poi vabbè, classici italiani, Mina, Battisti, sono quelle un po' Ok, i miei primi bello, dischi, sì. bello. E invece il passaggio poi a dire ok, mi piace questo mondo e mi piacerebbe portare qualcosa di mio. Quando è scattato? La passione è nata quando avevo circa 15 anni, Ok. ero in un locale marcissimo di Firenze, forse qualcuno si ricorda, si chiama Il Fuoco, e c'era un DJ che voglio nominare, Ok. che Vai. è DJ Muffa, che Ok. all'epoca era, tu lo sai come sono, che suonava, e le persone intorno a lui erano tutte strafelici, super Ok. entusiaste, e lì proprio mi ricordo di aver pensato, Figo. voglio Ok. fare questo. Voglio rendere le persone così contente. E quindi ho iniziato a suonare prestissimo, suonare, a Certo, passare musica bene. a 16 anni insieme ad altri Ok. ragazzi, al CPA, Bello, però cioè, non bellissimo. ero assolutamente consapevole di quello che stavo Certo, di cosa volevi facendo. fare, Poi in ok. realtà è stato nel 2019 che ho iniziato a comprare dischi, a comprarmi giradischi, e da lì insomma è iniziato secondo me il mio vero Ok. Suoni percorso. quindi prevalentemente vinile. No, Ok. io cioè, ho suonato in vinile per 2 anni, poi c'è stato il Covid che mi ha un po' tagliato le Ok. finanze, e con proprio l'inizio del Covid ho deciso di smettere di comprare i dischi e investire in un paio di 350, e adesso suono principalmente in Ok. digitale, anche perché la musica che mi piace suonare adesso, Non c'è mia. sì, c'è anche in vinile, però cioè, passai al vinile perché all'epoca quello che mi piaceva suonare si trovava solo in vinile in Ok, ho buona capito. qualità. Quindi hai dovuto cambiare un attimo la tua ricerca, ecco, musicale. E invece a livello di progetti, hai qualcosa in ballo? O ti piacerebbe fare qualcosa di nuovo? Io ho un progetto di organizzazione eventi che si chiama Lunatica, che è nato nel 2019 e è nato inizialmente per fare rete tra DJ donne nell'area toscana, Bologna. Quest'anno sono 5 anni, il progetto è diventato misto, aperto a tutti, e un po' sì, è la mia Ok, bambina bello. Lunatica. Quindi diciamo qual è la filosofia ecco, all'interno di questo gruppo? Innanzitutto appunto nasce dall'esigenza di crearsi degli spazi, soprattutto per la categoria femminile e Ok. queer, per appunto promuovere cioè, la scena femminile all'interno della scena elettronica, perché comunque all'epoca la situazione era abbastanza grave. Quello che cerchiamo di fare è proporre della diversità, portare Ok. diversità all'interno della scena, per cui appunto Lunatica. Sia gusto musicale anche proprio di tipologia di Sì, suono. assolutamente. Ok. Cioè, Lunatica, no, è una parola che indica il concetto di passare da Certo. uno stato emotivo all'altro, ed è esattamente quello che Ok, vogliamo il cercare di fare con concetto. la musica, esatto. Cioè, Ok. anche valorizzare ogni stato emotivo attraverso la musica, perché ogni emozione è giusta, Certo, quindi sì. cioè, perché non proporre musica incazzata, musica triste, non soltanto ecco, un Certo. mood solo, però variare e quindi anche Bello. dare spazio ad artisti diversi, a musica diversa. È una cosa insomma, a cui ci tengo tanto perché è un Certo. lavoro molto importante da fare, perché sempre più spesso anche gli organizzatori di eventi ti chiedono di fare un certo tipo di Un certo musica. prodotto, certo. Però così si rischia un po', no? L'appiattimento culturale, o comunque è importante Certo, che un no, no, no. ecosistema sia variegato e diverso, se no Certo. non c'è vita. Ora la tua ricerca invece individuale, artistica, pensi sia arrivata a un momento standard, cioè che sia standardizzato, o pensi comunque di trovare ancora un qualcosa, un cambiamento?
che ti possa appunto far cambiare tipologia di gusto o di sonorità? Bah, vedendo il mio percorso sicuramente, nel senso che okay. Io sono una persona estremamente curiosa, soprattutto musicalmente, quindi ho cambiato tanti generi in questi anni. Adesso devo dire sto iniziando a capire proprio okay. ultimamente che ci sono delle sonorità o comunque dei generi in cui riesco ad esprimermi meglio. Ok. E, però spero che insomma la musica mi faccia conoscere sempre mondi nuovi. E pensi appunto di questa tua esperienza all'estero abbia influito in questo e cosa è cambiato nel vivere in una situazione estranea magari? Sicuramente rispetto, cioè in questi due mesi e mezzo, sì, quanti sono, mi sono tolta un po' di pesi, nel senso che a Berlino c'è più libertà di espressione, quindi ti ritrovi un po' te okay. stessa e anche magari le occasioni forse sono maggiori, non so, a livello sono maggiori, più che altro c'è proprio più elasticità mentale anche a livello di orecchio, cioè le persone sono abituate ad ascoltare okay. cose diverse e quindi non devi essere public pleasant, no? Non devi mettere per forza la cassa okay. dritta, se no non si crea la pista. Diciamo c'è una cultura magari anche maggiore nella tipologia ecco di suono già lì, cose magari qui ancora magari un po' arretrate come dicevi esatto, prima. Esatto, ci dobbiamo lavorare, ci dobbiamo stiamo lavorare. Lavorando. Ok, c'è un traguardo che vorresti raggiungere particolare oppure appunto semplicemente continuare questa filosofia che state comunque portando? Ma il mio traguardo è quello di riuscire a trasmettere le mie emozioni tramite i miei DJ set, sì, questo secondo okay. me è il traguardo più importante. No? Mi piacerebbe che con Lunatica qualche festival ci okay. desse un angolino per curarlo, perché sì, sempre. Mi piace anche proprio l'idea di avere uno spazio piccolo, però molto curato okay. da gestire all'interno di qualcosa di più grande. Io guarda, ti ringrazio, spero tu ti sia sentita libera anche qua di fare sì, quello che ami e quando passare siamo qua. Grazie a voi.